Benvenuti ragazzi, bentornati su Di tutto un tubo. Scusate un po' l'assenza, ma un po' il caldo, un po' l'estate, un po' che non sono stato molto bene perché ho avuto una piccola influenza. Ma siamo comunque tornati e continuiamo con Final Fantasy VII. Vedete che ci sono delle modifiche. Ho caricato su un'altra mod, come vi ho fatto vedere nella guida, dove c'ho il personaggio che è più realistico. E infatti a me piace di più così. Poi ho cambiato anche altre mod, ma comunque andate a vedere il video prima e vi mostro tutto come è settato. Qui ho, forse questo qua l'ho cambiato, l'ho fatto un po' più vicino al remake. E niente, allora, ecco appunto, siamo arrivati al secondo reattore e adesso dobbiamo scappare. Però adesso succederanno delle brutte cose. Vabbè, allora, questi qua sono semplici. Allora, vediamo un po'. Abbiamo Claude, Barrett e Tifa. Allora. Vi ricordo che ci sono anche attivi tipo i trucchi, nel senso che volendo possiamo far andare il gioco molto più veloce. Tenendo L3 e premendo i vari pulsanti possiamo modificare le impostazioni, fare andare il gioco più veloce, togliere le battaglie, l'altra cosa non me la ricordo più, l'auto attack, che praticamente i personaggi attaccano senza che io gli dia i comandi, però non è che sia proprio carina quella cosa lì. Vi ricordo che anche tutti i personaggi sono rimasterizzati, tutte le ambientazioni sono rimasterizzati, il gioco è in 16 noni ove possibile, in alcune zone purtroppo non c'è il 16 noni. Vai, Limit Break! Ma come sono belli sti personaggi! Ecco, ad esempio, su quell'affare lì sarebbe stato meglio utilizzare magari un fulmine. Ok, allora adesso noi praticamente dobbiamo tornare su e fare la strada all'inverso di come siamo arrivati, perché noi siamo arrivati scivolando da quello scivolo là. Ecco, una cosa che non mi piace tanto di questa mod è che non vedo la barra della vita. Vedo solo gli HP. Quindi non so in percentuale come sono messo. Ed è una cosa che odio. La odio un po' sta cosa. Adesso ci diamo una curetta. Allora, dovrei già averle le materie, se non sbaglio. No, ho sbagliato. No, ho sbagliato. Magic. No, devo cambiare. Non c'era modo di cambiare personaggio? Ah no, forse no. Magic, Barrett, Magic, cura. Ah, ecco, qua ce le ho le barrettine. Ok. Ok, perfetto. Avere la barretta degli HP sarebbe meglio. Poi magari cercherò una mod dove vedo la barretta. Sentite che ci sono anche i suoni in sottofondo, dove in realtà non ci sarebbero. Poi è stato cambiato il colore delle casse. Non è più... Ah già, qua c'è il giochino. Allora. Adesso qua bestemmiamo. Eh sì, come no. No, dai, non ci credo.
Di solito ci metto anni. Che culo, ragazzi. Ah, qua abbiamo il punto di salvataggio e... No, non salviamo. Non salviamo. Vai, vai, panterona! Pa, 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 pa. Ok, tra l'altro se vedete siamo a 60 fps fissi, 59, 60. Salviamo! Ah, che belli, salvataggi velocissimi. Andiamo di qua e si torna su. Piccolo trucchettino per fare girare subito. Magic Bolt su di lui. Oh, così ce ne disfiamo subito. Perfetto, e si va. E qua succede il casino. Vedete che adesso qui siamo in 4 terzi, naturalmente. E adesso vedete il... la cutscene, cioè il filmato è rimasterizzato. Altrimenti si vedrebbe molto molto male. Tutto spixellato. Tra l'altro ho una piccola cosa da dire. Ultimamente escono dei giochi che hanno questa grafica qua. Quindi alla fine... potrebbe anche passare come un gioco recente, se la pensiamo in un certo modo, perché sta tornando un po' questa grafica un po' così pixellosa nei vari giochi a turni che stanno uscendo. Sembra un po' un ritorno alle origini, ecco. E qua un bel combattimento. Ah, la musica dei boss è qualcosa di spettacolare. Allora, e via di attacco. E Bolt. Ciao, ti attacchi? Ecco, subito, quello più, che fa più male. Allè. Ma ti faccio male anch'io, va. Adesso si gira. E non lo attacchiamo da dietro. Aia, che male. Ok. Limit. Naccia. Ok, dopo mi sparo una cura. Sparo una cura a Tifa. Se mi rimane in vita. Ah sì, mi rimane in vita. Che schiaffun.
Ma così mi muore. Sei stronzo. La madonna. Ah già, adesso contrattacca. Ah, è già morto. Madonna. Ah, cazzo, non si è presa la... Vabbè, fa niente. Kaboom. Be strong, tanto non cambia un cacchio. Vedete, anche i... anche questi video qua sono rifatti. Con i personaggi che si vedono realistici, in figura intera. E rincontriamo Aerys. Grazie camion che passi dietro. Siamo ancora interi. Ok. Questa è la chiesa del settore 5. Si è caduto dal cielo. E i fiori ti hanno attutito la caduta. Scusami se te li ho rotti. Ah, la rabbia, sì. L'erba e i fiori non crescono a Midgar. Però non hanno trovato problemi a crescere qui. Fatti qualche domanda. E sì, infatti lei l'ho già incontrata. Ah, you are slam drunk. No, dai. La mia materia, ma non, sì, lo è, ma non fa niente. If it's safe, just a minute. Ah, ok, la materia che ha lei è stata sua madre a dargliela. Non vi spoilerò niente perché... Okay, adesso va a controllare i fiori e adesso arriveranno i soldati. A rompere le balle. E vabbè, qui li lasciamo giusti, normali. Eccolo là. Salve. Ah, ok. Se esco con te una volta, mi aiuti a andarmene... Eh beh, allora, se la mettiamo così.
Scappiamo! Allora, adesso dobbiamo salire su e poi ci sarà qualche problemuccio. Che poi, mai capito sta cosa, bastava che stesse dentro di me. Potevamo saltare insieme, e invece no. E vai. Adesso una roba che non sono mai riuscito a fare è buttare giù i barili nel coso giusto. Allora, non è il primo. Non è quello lì. Forse era questo. Ah, già che ci sono anche i combattimenti. Che palle. Oh, questi che odio. Ah, basta un colpo, meno male. Allora, proviamo questo. Sì, ce l'ho fatta. Non ci credo. Adesso dobbiamo aspettare un attimo che lei scappa. Allora, potrebbe essere questo. Che rotola sul coso. No, grande. Grande, grande. Non ce l'ho mai fatta. Sta andando proprio di culo. Vabbè, l'ultimo vediamo, dai. Incrociamo le dita. Vediamo se siamo fortunati. Vabbè, è proprio lì. Sarà questo, no? Che culo, non ci sono mai riuscito. Senza farla combattere. Ce la fa? No, ce l'ho fatta. Andiamo, andiamo. Non di qua. Di qua. Le. Sì, completamente fuori scala rispetto al tetto. Vabbè. Ma anche se non ci fosse stata la mod, sarebbero stati fuori scala comunque. Sì, ti aspettiamo. Ok, andiamo, portiamola a casa. Dun 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 dun.
Allora, a casa sua, se non sbaglio, dovrebbe essere di qua, infatti. E adesso c'è tutto quel pezzo, una rottura di minchia da fare. Salviamo assolutamente, perché questo pezzo è di una rottura. Ah no, forse non è qua. Ah no, 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 non è qua. Ok, ok, ci siamo già. E dopo. Allora, questo qua non sta bene. Io mi ricordo che gli dovevamo portare qualcosa. E Dead Man è Satya 2. I think it's number 2. Si poteva curare st'uomo. E adesso non mi ricordo più. Devo vedere poi sulla guida. Perché era un piccolo segreto. Bisognava dargli della roba a quel tizio lì. Ma questo qua vende. Allora, il Titan. Allora, prima di tutto dobbiamo fare una roba. Perché un Titan l'ho preso, se non sbaglio. Allora, lui lo mettiamo. Lui c'ha l'Iron. Ok. Lui gli mettiamo la Restore. E non ce n'è altre. Però, se non sbaglio, se non sbaglio, si poteva fare una roba. Però devo ricordarmi com'è che si faceva. Materia. Arrange. Exchange. Volevo vedere se qualcuno aveva su... Ah, nessuno ha altre materie. Sono tutte qua. Ho solo queste materie qua. Allora, facciamo una cosa. La Restore la tiriamo via. La mettiamo a lei. Che è più adatta per curare. Questo sta dormendo. Ok, cagnolino. Se non ricordo male, in questa stanza c'era un ragazzino. Ah, ecco, qua c'è il Turtle Paradise. Eccolo qua, il primo numero. Questo è per un segreto. Ah, ecco, infatti. Qui ci sono dei soldi da prendere. Ok. Sì, gli abbiamo fregato i soldi. Ok, poi questo dovrebbe essere un... No, no, un ristorante. Ah, questo qua vende roba. Allora, abbiamo 9 pozioni. Quanti soldi abbiamo? Magari... Va, prendiamoci 2 di queste. La tenda... Ne ho una. Vabbè, facciamo 2. Prendiamoci un po' di pozioni, va. Prendiamo 10 pozioni. Poi le troviamo, non è che non le troviamo, però se riesco a uscire. Salve. Allora, Fire, Ice, Lightning. Allora, di queste non ne ho manco una. No, 2. Fire, Ice, Lightning. Prendiamoci un'altra. Ah, non posso prenderla. Ok. E ci mettiamo una fire a lei. Allora, ci mettiamo una fire anche a lei. Perfetto. Andiamo a casa di Aeris. Allora, prima di tutto ci andiamo a prendere
la roba qua. Bell'Ether, la cover, che non ho praticamente mai usata. Salva. Com'è che l'ha scritto Aeris? C'è un problemino sul coso. Te l'ho riportata a casa. No, 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 non è la mia ragazza. Sto dicendo che devo tornare da Tifa nel settore 7. È solo che vuole venire anche lei. Però gli ho detto che è pericoloso. E allora gli ha detto: stai qui per la notte, così almeno. Sta dicendo se può lasciare la casa stanotte senza dire niente a Aeris, perché è stata assegnata dai soldati, perché c'è una storia dietro un po' incasinata. E adesso qui praticamente funziona che io adesso va a dormire. Qua c'è un ricordo di sua madre. Ok, adesso qui noi abbiamo dormito. Qui il trucco è non correre, perché se corriamo si accorge Aeris. Quindi noi... Ma ho camminato, non ho corso. Oh, porca vacca. Sono passato troppo vicino? Ah, forse perché la prima volta ti deve beccare per forza. Sembra un po' strano però. Ok, adesso torniamo indietro e prendiamo la via di casa. È troppo pericoloso. E niente, lei va. Adesso questo pezzo di un palloso... Allora, vediamo di farlo in fretta, va? Perché altrimenti va a finire che combatto 18.000 volte contro la casa. Ecco, appunto. Vediamo se il fire ha un bel effetto. Cioè, direi che funziona. Proviamo Ice. Proviamo il Bolt. Perché è stronza la casa, pensa che si trasforma. Si trasforma e poi diventa pericolosa. Gli escono tutti i missili. È un po' una merda, quindi... Voglio andarmene via il più presto possibile da sto posto.
Ecco, questi sono già più sensati. Ah, già che lei non fa un cazzo di male, anche perché lei è nelle retrovie. Aspetta, con lei magari usiamo le magie, va? Fa proprio schifo con tutto. Ah, già che lei cura. È andato di traverso la saliva. Stavo morendo. Via. Oh, eccoci qua. Qui poi si trova una materia. I due piccioncini. E qua scopriamo che Tifa è stata, tra virgolette, rapita. Non so se la trovo già qua. Ah no. Ah no, la trovo quando ci ritorno, che dopo, quando ho finito quella zona, quella pezzo di storia lì. Allora, adesso qui è un mezzo casino. Devo ricordarmi il tutto l'ordine di come fare le cose per andare avanti. Allora, prima di tutto dobbiamo andare, ma dai, ma non rompere, dobbiamo andare, se non sbaglio, in cima, perché dobbiamo, perché Tifa è dentro nella casa di Don Corneo, che è qua. E diciamo salve. Ok, e di qui noi non possiamo entrare, perché solo le donne possono entrare. E quindi questo vi fa capire già cosa dobbiamo fare. Allora, dovrebbe esserci il passaggio. O era prima? Ah no, è qua. Ecco qua. Allora, qui praticamente devo chiedere informazioni su se qualcuno ha visto Tifa. La nostra nuova ragazza. Ok. Ok, e mi sembra che dovevo parlare con uno ancora di questi.
Ok, ora forse devo andare su e chiedergli di farmi entrare, e mi diranno no, tu non puoi entrare perché sei stronzo. Ecco, infatti. Dai, take a look. E praticamente vengono, gli viene l'idea di far travestire Claude come una tonna. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo andare a prendere il vestito. Allora, adesso ci facciamo un po' di giri dentro a questi negozi, perché devo ricordarmi. Allora, questo qua è poi il sarto che deve farci il vestito. Perché noi praticamente dobbiamo trovare vestito, parrucca e profumo per poter entrare da Don Corneo e cambiarci. Poi in realtà ci sarebbero anche altre cose, però facciamo le cose basilari, perché tanto qui c'è il venditore di armi. Allora, Mitri Road, tanto non userò mai. Allora, qua c'è il Mitril, però 3,50. Non mi dice gli slot, però, cazzarola, mi dice solo. Allora, questo glielo prendiamo. Questo glielo prendiamo. E un Mitril per Claude lo prendiamo. Questo qui non mi vende un cazzo, perché non c'ho voglia di fare una ceppa di minchia. Si sblocca poi dopo. Allora, questa è la palestra, ma ci andiamo dopo. Prima dobbiamo andare a chiedere per il vestito da questo tizio qua. Gli dice avrei bisogno di un vestito, però ti dice che il sarto è occupato e non c'è perché sta a magna. E allora noi dobbiamo andarlo a cercare. Per andarlo a cercare andiamo qui dove c'è il locale, e il sarto è lui. Gli dice che ha bisogno di un, fargli fare un vestito da donna per lui. Lui dice sono un po', mi sono un po', sono, non c'ho più voglia di fare vestiti. Però farne uno così magari potrei anche pensarci, perché è una cosa un po' più strana del solito. Ok, questo qua sarebbe il, prendete questo qui, c'ha un problema che non riesce ad andare a pisciare. Dovremmo trovargli un tipo un antibiotico, un disinfettante. Per fare ciò, se non mi ricordo male, bisogna andare dove c'è il coso dove fanno da mangiare. Questo qua è per prendere questo qua è per prendere il gioiello. Però devo ricordarmi com'è che si faceva a fare quella roba lì. Dai, esci. Ma quello dove voglio andare io è dove si magna. Eccolo qua. Dovrebbe esserci. Eccolo qua. Solo che gli devo dare la cosa giusta. Forse era il Today Special, se non sbaglio. Perché forse poi mi dava un ticket per scambiare.
Ah, eccolo qua. Ok, il ticket per la farmacia. Perfetto. Allora, il ticket per la farmacia, però, era... Devo capire dov'è che era sto cacchio. Forse è qua. Ah, oh, ok. Devo usare... Ah, sta roba, un digestivo. No, era, mi sembra disinfettante. Mi sembra disinfettante. Non mi ricordo più se vendeva altra roba, però. Ah, sì. Ah, un sacco di roba vendeva. Però non c'ho soldi, quindi niente. Allora, adesso che abbiamo disinfettante, torniamo là al locale. E glielo diamo al tizio che è nel bagno. Ok, mi ha dato la colonia. La colonia. Mi ha dato il profumo. Adesso qui va in bagno. Perfetto. E una cosa l'abbiamo presa. Qui in teoria non c'era più niente da fare. Ora abbiamo la colonia. Adesso dobbiamo andare. Proviamo ad andare nella palestra. E vediamo se riusciamo. Forse devo provare a parlare con lei. No, con qualcuno qui. No. No. Allora si vede che non è ancora il momento. Ah no, devo prima andare a fare a provare il vestito. Devo prima andare a provare il vestito. Sì, infatti c'è il tizio. Allora, proviamo il vestito. Infatti ci ha dato il vestito. Adesso lo proviamo. E poi andiamo per la parrucca. Però io mi ricordo che c'era un'altra cosa da fare. Dove c'è l'hotel? Per prendere un'altra cosa ancora. Se non sbaglio. Dove bisognava? Allora, qui dovrebbe esserci un hotel qua. Perché qua c'è una macchinetta. Se io dormivo una notte. Eccolo qua. Does he mean this? Proviamo per 200. Il problema è che non ho soldi. No. Porca vacca. Cazzarola. Devo andare a fare un po' di soldi. Che altrimenti faccio che non comprarlo. Il problema è che non so. Non so se me lo fa fare ancora. Vediamo. Non ho abbastanza soldi. Ah, però aspetta. Aspetta. C'ho un'idea. Non qui. Qui è dove si prende l'ultima arma di Barrett. Qui dal tizio. Possiamo fare una cosa. Possiamo vendere della roba. Allora, potremmo vendere in giro. Anche non prendo un cazzo. Total potion. Va, queste vendiamoli. Quanto abbiamo fatto? 106, porca vacca. Aspetta un attimo, va. Sto Iron Bangle lo possiamo vendere. Allora, l'Iron Bangle vendiamolo.
No, aspetta un attimo. Perché ne ho tre? Perché ne ho tre? Ok, adesso dovrei farcela. Però speriamo che mi faccia riandare di nuovo nella macchinetta. Ah, sì. 200 gil. Vai. Vediamo cosa ci dà. Un cazzo. Quindi... cosa mi ha dato? Cotton dress, colonia. Non mi ha dato niente. Ma vaffanculo allora. Adesso andiamo alla palestra. Lì bisognava comprare una cosa, un certo numero di gil. E ci dava qualcosa, però vabbè. Adesso vedete che c'è la tipa. Adesso dobbiamo fare una prova contro il tizio lì. Allora, adesso devo memorizzarmi i tasti, perché non me li ricordo più. Allora. Allora, quadrato, X, cerchio. Ok, però nell'ordine quadrato, X, quadrato... No, aspetta. Quadrato, X, cerchio. Non so però se... quadrato, X, cerchio. Allora. Dobbiamo sempre la tizia little. Devo trovare il tempismo. Ok, ci siamo. No, non è difficile, però. Ok. Ecco, già sbagliato. Tra l'altro questa roba qua c'è anche nel remake. Però so che è molto difficile. La gente diventava matta. Adesso gli tira un cartone. Ecco, appunto. Ok, abbiamo la nostra... parrucca. Adesso andiamo a cambiarci. Alla fine in più siamo riusciti ad avere soltanto il profumo. Però vediamo. Adesso si cambia anche lei. E via! Che si vada da Don Corneo. Guardate come cammina, come corre anche in modo diverso. Ok. Bene, e siamo riusciti a entrare. Allora, qui c'era... mi ricordo... un mezzo segreto.
che si poteva andare a sbirciare. Solo che se io andavo subito... Closed. Mi ricordo che c'era una roba da vedere. Però non mi ricordo più. C'era un mezzo segreto. Vabbè, andiamo giù che qua sotto c'è Tifa. O forse solo quando si tornava. Sì, sono io. Praticamente lei si vuole infiltrare da Don Corneo. Perché mi ricordo che c'era. Una specie di segreto. Dove si poteva vedere. Infatti adesso vedete che non mi fa più passare. Vabbè. Maialone. E adesso sceglierà una delle tre. E in base a come vi siete conciati prima, sceglierà una rispetto all'altra. Se riuscite a prendere tutta la roba, praticamente sceglierà Claude. Però molto probabilmente non lo sceglierà perché abbiamo troppa poca roba. Ecco, infatti. Sceglie quasi sempre Tifa. Ok, e a noi ci manda in un'altra stanza con gli altri tizi. Ok, adesso dobbiamo scappare dai tizi. Ah, non l'avevo mica vista quella lì. Non potevo uscire, né? No. Devo per forza aspettare che mi... che mi rompano le palle. Non mi ricordo più se devo fare qualcosa. Non mi ricordo più.
Ah, ecco, ok. E via! Ah, tra l'altro sono da solo. Sono da solo. Adesso altri tre. Esagerato, non c'era bisogno. Basta! No, dai, non ci credo. Ah, perché è dietro. Oh, e allora? È la Madonna. Sapevo così usavo le magie. Ok. Vediamo se adesso mi fa vedere. Ah, però vedi che non era qua. Ma sei sicuri che non c'era una porta nascosta qua da qualche parte? Perché mi ricordo che c'era. Magari mi sbaglio, c'era un segreto dove vedevi della gente tipo dentro una faceva il bagno dentro una jacuzzi, una roba del genere. Però non mi ricordo più. Ok, andiamo a salvare Tifa. Perché tipo si poteva origliare a una porta. Però io qua non la vedo più sta porta. Ok, allora. Ah, ok, la Scylla sta cercando di distruggere un gruppo chiamato Avalanche e vuole infiltrarli all'interno. Ok. E praticamente vogliono far sembrare che l'Avalanche abbia fatto saltare anche un altro settore, praticamente creando poi scompiglio verso. In modo che la gente odi l'Avalanche. Adesso noi andiamo qui. Adesso c'è la trappola.
via. Ecco, infatti qua spiegano il retroscena. Come fanno i preparativi? Ok, abbiamo assegnato i Turk o Tark per fare questo. Adesso lui è un po' titubante. A fare quella cosa che vogliono fare. L'altro gli dice non rompere con i tuoi problemi. Non ti prendi una pausa? Mi sembri un po' stanco. Vedete? Distruggerò il settore 7 e farò sapere che è stata l'Avalanche a farlo. E manderanno la Shinra per sistemare le cose. E noi ci ritroviamo caduti nelle fogne. E direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Ditemi cosa ne pensate anche delle mod. Adesso magari troverò una mod per cambiare la barra sotto della vita e degli MP, perché così non è che mi ispira più di tanto. Niente, questo è il nostro ritorno che abbiamo fatto dalle vacanze. In realtà non ho fatto vacanze, ma andrò in vacanza tra 2 settimane. Andrò in Puglia. E niente, spero che il video vi sia piaciuto e ci ritroviamo qui magari domani, visto che adesso ricomincio con gli orari al lavoro un po' più libero, e quindi usciranno assolutamente più video dell'ultimo periodo. E quindi niente, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.